Torna allo stadio Triatico il Pescara domani alle 20.45 contro il Carpi dopo il blitz esterno di Chiavari. Buone notizie per i biancazzurri. Il tecnico Baldini questa mattina in conferenza stampa ha detto che tutti gli effettivi stanno bene, sono a disposizione, non c'è nessun acciacco, ma c'è qualche dubbio di formazione che scioglierà solo dopo la rifinitura di oggi. C'è anche l'idea di poter lanciare Davide Merola dal primo minuto. Baldini ha raccontato anche che è stato più problematico del normale il viaggio di ritorno da Chiavari con un guasto al pullman, la squadra è arrivata solo in tarda mattinata a Pescara, ma nessun alibi, i ragazzi stanno bene, domani bisogna fare una partita importante. Ma andiamo ad ascoltare con le immagini di Francesco Salviani i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Baldini. Qualcosa, qualche dubbio? Non dubbio, ricambio perché insomma giovedì avevamo fatto un turnover e quindi niente, oggi pomeriggio vediamo l'ultimo allenamento. Ma sicuramente credo che qualche cambio ci sarà dalla partita di giovedì a quella di domani sera. Niente, che ti devo dire, è stato un viaggio lungo, tortuoso, soprattutto perché si sono fermati anche lungo la strada, che hanno avuto un problema il pullman, quindi sono arrivati alle 8:30 di venerdì mattina qua, quindi venerdì hanno riposato, ieri abbiamo cercato di recuperare un po' di energie, la mattina siamo andati in piscina, il pomeriggio abbiamo fatto allenamento al campo. Però ecco, il report medico mi arriva tutte le sere, tutti a disposizione. Quindi, che normalmente c'è sempre, no? Piccola da rivedere domani, piccola da rivedere domani. Ieri sera il report della dottoressa, più della dottoressa della squadra, il report c'era scritto tutti a disposizione. Si vede che insomma fare delle vittorie ti aiuta anche la salute a migliorare le tue condizioni fisiche, dai. Valzania e Lonardi, lei ha detto una cosa importante in conferenza, che sono due giocatori che anche se hanno fatto la preparazione comunque sapevano di dover andare via e quindi è completamente diversa. Sono in crescita, ma sono pronti secondo lei per fare la terza partita o hanno bisogno loro di qualche minuto di recupero? Hanno sempre dimostrato che la squadra, se punta su di loro, punta su due validi giocatori. Oltre che giocatori, due persone molto valide, perché sono anche ragazzi che cercano nel gruppo di parlare, di aiutare, che quello è più in difficoltà. E quindi, ti voglio dire, sono stati due grandi acquisti. Io le chiedo su due giocatori, mister. Il primo è Davide Merola, perché ogni partita aumenta qualche minuto il suo minutaggio, però ancora si vede che non è il Davide Merola. Forse si è visto in quell'amichevole prima del rientro in campo qualche giocata di Merola. Com'è la situazione? Se è pronto magari domani per giocare dal primo ragazzo, minuto? Il ragazzo è pronto, non ha più nessun tipo di problema, ha bisogno di giocare, ha bisogno di avere anche lui il minutaggio. Oggi valutiamo se sarà il caso di farlo partire dall'inizio oppure no, perché insomma anche lui è un valore aggiunto, però se uno non gioca il valore aggiunto rimane in naftalina. La partita con la Ternana, un Tuniov nuovo, parliamo della prima di campionato, poi sono riemersi quei difetti del Tuniov che si conosce a Pescara, qualità tantissime, però all'apparenza atteggiamento in campo non positivo. Qual è la sua opinione? Ma secondo me, oltre che essere un grande giocatore, è anche un bravissimo ragazzo. Però a volte la partita, se non la prende con il piede giusto, no? Per dire così, una battuta, cioè se lui non entra con quello spiglio giusto, però credo che lui abbia un potenziale che non c'entra niente con questa categoria. Però sai, la psiche di questo ragazzo faccio fatica a inquadrarla, perché poi non è italiano, è straniero, parla italiano, ma non... uno capisce l'italiano è un conto e parlare l'italiano è un altro. Moruzzi, che si è scaldato spesso quando è entrato in campo, ha fatto bene nel secondo tempo battendo l'angolo decisivo, potrebbe esserci una chance anche per lui. E poi al di là dell'aspetto Pescara, non da allenatore del Pescara ma da conoscitore del calcio, come spiega che il Perugia viene a Pescara ed è la squadra che ha messo più in difficoltà finora il Pescara, con Plizzari che è stato strepitoso, dopo qualche giorno perde 4-1 in casa, indipendentemente dal Perugia, proprio nel calcio? Allora, tornando a Moruzzi, ha le possibilità di giocare come tutti,
nessuno è precluso la possibilità di giocare, quindi io in base a quello che vedo cerco di mettere sempre i giocatori che danno alla squadra la possibilità di esprimere il potenziale che in questo momento abbiamo, di poterlo esprimere al meglio. E quindi Moruzzi o parte titolare o parte dalla panchina, se gioca è un giocatore che sicuramente ci serve, fa comodo e noi sappiamo che può essere un talento che se lo aiutiamo può crescere e diventare anche un bravo giocatore. Quello che è successo a Perugia succederà a tutte le squadre, quindi io non ero lì, non posso saperlo. Quello che ti posso dire, quando mi è successa a me, perché mi è successo anche a me, a volte vince 3 partite, poi giocare la quarta in casa contro una squadretta. Ero con la Canarese, avevamo fatto 3 vittorie, giochiamo con la Gian Erminio che stava in fondo alla classifica, che tra l'altro avevano giocato anche di giovedì e quindi avevano anche un giorno in meno, non uno, loro avevano fatto giovedì, e la domenica giocavano, noi avevamo fatto la settimana tranquilli, che avevano recuperato una partita che tra l'altro avevano perso, mi ricordo, contro la Pergolettese. Cioè, non vorrei insomma far confusione, però mi ricordo solo questa partita, abbiamo perso 4-1 in casa. Primo minuto abbiamo preso rigore, Maccarone l'ha sbagliato, sembrava tutto facile, sembrava tutto in discesa, e man mano abbiamo fatto del casino, poi siamo rimasti in 10. Il calcio è quello lì, che il calcio, le partite vanno giocate, e quando tu sei lì, se nel tuo inconscio credi che oggi la situazione può essere più facile a quella di prima, paghi. Tu non devi pensare a niente, devi pensare a dare sempre il 100% alla tua prestazione. Noi dobbiamo sempre, se facciamo così, il nostro cammino è inarrestabile.